Siamo lodati Gesù e Maria. Do anzitutto il benvenuto a tutti quanti le autorità militari e civili. Oggi facciamo fine militari perché che altro la festa loro, dato che è la festa delle forze armate, e a questa celebrazione che sarà seguita, come tutti voi sappiamo, dal momento solenne e commemorativo che vivremo insieme al momento dei caduti. La liturgia di questa domenica ci accoglie in maniera molto consona, perché attraverso il Vangelo Gesù ci parla del duplice precetto dell'amore, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Nelle omelie precedenti un pochino approfondito il discorso dell'amore di Dio, lasciando a questa ultima quello dell'amore del prossimo, che probabilmente ci interpella anche un po' più da vicino, se l'uomo adempisse un po' meglio questo comandamento dell'amore del prossimo, le forze armate lavorerebbero forse un po' di meno, starebbero un po' più tranquille, certamente anche gli amministratori lavorerebbero con maggiore serenità, sollecitudine, solerzia, ecco, e meno fiato sul collo e pressioni che di questi tempi, insomma, sono davvero notevoli. Dicevo nelle omelie precedenti, partiamo dall'amore di Dio, perché il fatto che il primo comandamento sia quello dell'amore di Dio ci dice già una cosa: solo chi ama Dio veramente amerà il prossimo veramente. Come diceva sempre il Monsignor Petrocchi, ora cardinale, diceva che l'amore di Dio non è qualcosa che ci fa vivere in un altro mondo disincarnati come gli angioletti nel cielo, ma quando è autentico comporta necessariamente un grandissimo amore verso il prossimo. Infatti, se volete vedere se una persona è santa veramente, non si vede quante ore sta davanti al Santissimo Sacramento, quante penitenze fa, quanti digiuni fa, anzi, questo non lo deve vedere, non deve sapere nessuno, ma dove lo vedo? Guarda come tratta gli altri. Guarda, perché i grandi santi avevano un modo di trattare il prossimo, e la Madonna su questo si dice che tu lo vedi, cioè non c'è bisogno di altre parole, capite? Ma lo trattano così, adesso vedremo perché. Dicevano la mia precedente, tu non puoi amare Dio se non lo conosci, ecco perché la prima cosa che dice il Signore è: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. E dicevano la mia precedente, attenzione, quando qualcuno viene a dire che io sono ateo, voi dovete rispondere: chi dice che è ateo è bugiardo. E la psicologia religiosa ha anche dimostrato che non esistono gli atei, esiste chi non mette Dio come proprio Dio, cioè chi ci mette i soldi, chi ci mette il potere, chi ci mette il successo, gli idoli vari di questo mondo, grossi o piccoli, a volte anche. E dicevano prima precedente, tutti quanti dobbiamo farci un bel esame di coscienza e dire: chi è il mio Dio oggi? E il mio Dio è molto semplice: ciò o colui in funzione del quale io faccio tutta la mia vita. Voi sapete che c'è stato, dicevo pure, a volte la spada di caccia è proprio Dio, no? Voi sapete che ci conosco gente che può fare servizi d'ordine allo stadio, cioè che si ammazzano per una squadra di calcio, capite? O la gente non capisce più niente, la domenica deve andare allo stadio. Cioè, provate a pensare adesso, perché, cioè, non diciamo subito quello è un delinquente, vabbè, ma cosa dice quel modo di fare? Che la squadra di calcio, questo campa per la squadra di calcio, non c'è niente di più importante che la squadra di calcio. Non è che è peccato vedersi una partita di pallone o avere un tifo, come dire, moderato, sportivo, perché qua non bisogna essere troppo, è una cosa bella, insomma, ma capite quando diventa una cosa di questo genere, no? E l'amore del prossimo, attenzione, perché qui Gesù ci dà una bella schia: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo ci dà prima un annuncio, attenzione, e poi anche un indirizzo di comportamento. Sapete qual è l'annuncio? Provate a rovesciare i comandamenti. Ami il prossimo come te stesso. Domanda: se non ami te stesso, lo ami il prossimo? Secondo questo comandamento, evidentemente no. E che cosa intende Gesù con l'amore di se stessi? L'egoismo? L'amor proprio, chi mette sempre la panza propria, scusatemi il termine, davanti a tutti, i propri interessi davanti a tutti, questo non è l'amore sano e santo di sé che intende Gesù, questo è un difetto. Ma sapete che è molto difficile amarsi santamente? E quasi nessun essere umano si ama santamente. Allora, chi lavora nelle istituzioni dell'ordine pubblico purtroppo ha a che fare a volte con umanità distrutte, con gente che delinque,
e ci viene a tutti quanti la tentazione di dire quello è un delinquente, alt, attenzione ai delinquenti, certamente bisogna, sì, la società, il Signore vuole che facciate questo, no? Bisogna assicurare alla giustizia perché è necessario fare questo. Però attenzione, cosa c'è dietro quel comportamento di un delinquente? Cosa c'è dietro? Ma questo vale per i delinquenti, questo vale anche per le persone. Quando vediamo una personalità brutta, uno che sta sempre arrabbiato, ad esempio, che sta sempre, uno che sta sempre, che passa la giornata, la mattina, la sera, a parlare male del prossimo. Già di tardo da fare, che fai gli acquisti la mattina, la sera. Ma è possibile che c'è nessun altro argomento da fare? No, sempre, sempre. Oppure che è volgare, aggressivo, capito? Allora, io vi dico da prete, perché queste cose, mi dispiace, ma le sa meglio di voi. Se quella persona si apre e ti potesse raccontare la vita, ti metteresti a piangere. E non è che lo giustificheresti, perché non siamo giustificati, d'accordo? Perché siamo comunque persone libere e responsabili delle nostre azioni. Quindi se uno si comporta male, si è comportato male. Quindi non si tratta di giustificare né il delinquente né chi si comporta male, ma quella persona c'ha tante di quelle ferite dentro il cuore che se le vedessi diresti, ma questo che deve fare? Come fa a comportarsi diversamente? State attenti, noi trattiamo il prossimo così come trattiamo noi stessi. Una persona che è aggressiva, che sta sempre a pungolare, a offendere il prossimo, state sicuri che quando sta da solo davanti allo specchio si disprezza, si autogiudica, non si accetta, non si ama. Se ti racconta la vita, io dico, cioè, se andate a vedere anche delle cose molto antiche, molto ancestrali, questo non è come vuole fare lo psicologo, ma la psicologia alcune cose le fa vedere molto molto bene. Allora, cosa ti sta dicendo? Se tu non ritrovi un sano amore di te stesso, attenzione, quando è che noi ci amiamo? Quando ci sentiamo amati. E molti dei problemi degli uomini dipendono quasi sempre da situazioni originali, familiari e disastrose. Voi pensate oggi, come la nostra società, voglio fare adesso i discorsi, sta riducendo, sta distruggendo la famiglia, pensate a che umanità possano uscire fuori. Capite? Vi ricordate Papa Francesco, cosa ho detto qualche tempo fa? Qual è stato il giorno più bello della mia vita? Quando avevo 5 anni e ho visto papà e mamma che si baciavano. Perché? Perché se un bambino vede una cosa di questo genere, sta sereno, sta tranquillo, papà e mamma si vogliono bene e mi vogliono bene, quindi io sto sicuro. Certo, nella vita, crescendo, ci avrò dei difetti, ci avrò altre cose, ma quella non sarà un'umanità distrutta. Ma se una persona campa in mezzo a strilli, botte, grida, botte che si danno tra di loro, botte ricevute, disprezzi, cose, roba, bestemmie, cioè io a botte mo racconto, nella vecchia parrocchia c'era un cagnolino che ogni tanto lo portava a spasso per capire, e mi passava sotto a qualche finestra aperta di via Nonne, sentivo uscire da quelle finestre tutti i colori, cioè di cosa, dico, ma... e sentivo i bambini che piangevano, ho detto, pensa a sto povero ragazzino che si sta scenando, capito? Allora questo per dire calma, puntare il dito, guarda quello che ti faccio, guarda che maleducato, guarda che cafone, diciamo così, no? Piano. Amerai il prossimo. E dov'è che ritrovi l'amore di te stesso? Ecco perché è così importante. Sapete che ci siamo noi stessi? Gesù Cristo ci siamo noi stessi. Perché è Lui che ci ama e ti ama così come sei, senza chiederti nulla a priori, per il valore che tu hai in te stesso, per il fatto che ti ha creato, per il fatto che ti ha redento. Quando una persona, ecco perché chi conosce Dio impara ad amarsi ed impara ad amare. Da un punto di vista comportamentale, e chiudo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, significa anche un'altra cosa. Tratta il prossimo come tu vorresti essere trattato. Se facessimo sempre così, ti piace quando ti mandano a quel paese? Scusate se io sono ogni tanto faccio esempi un pochino terrazzeschi. Qualcuno è contento che ti mandano a quel paese? Alzi la mano e poi vengo in confessione a dire a confessare la bugia. Siamo contenti se sappiamo che ci parlano dietro? Quando sappiamo che qualcuno ci vuole un bel cappotto dietro le spalle? Siamo contenti quando la prima cosa che facciamo, mo dico oggi perché io sono tanto solidale con i politici, più pure che sono prete, guardate che oggi è difficile comporre. Oggi con questi benedetti social, benedetti o maledetti non si sa social network, non si può campare. Tu fai una cosa, 2 minuti dopo post su Facebook,
magari tu c'è cioè, quella cosa l'hai fatta, non puoi manco spiegare perché hai fatto una cosa, che hai fatto quella, 2 minuti dopo, guarda che ha fatto, boom, si scaradella, finimondo, con 20 cose, picci e brogli, capite? Oggi campiamo così, e allora non si può campare così, cioè io sono solidale con gli amministratori, con i poveri vescovi e col povero papa, capite? Che tutti quanti siamo sottotitoli perché non ce n'è per nessuno, appena ti muovi succede il finimondo sul social network, e dietro le tastiere emerge il peggio dell'essere umano. Ci stanno i peccati sociali, se io dietro la tastiera ho insultato a destra e a sinistra, questo l'ha detto il Papa recentemente, è un peccato mortale, te devi andare a confessare, perché non è che siccome stai dietro la tastiera ti puoi sfogare come ti pare, capito? Non si può. Tu saresti contento se ti mettono sulla pubblica piazza e ti sbattono in faccia senza che manco te lo difendi, cominciano con i post e con i commenti. L'amore del prossimo, guarda che la parola di Dio è sempre, dice, ha detto Paolo l'altro giorno, il cristianesimo non sono teorie, sono cose molto molto concrete, quindi dobbiamo sempre farla calare. Questo è l'amore del prossimo, allora tu non fare mai, non trattare mai il prossimo come non vorresti essere trattato, e trattalo come non vorresti essere trattato tu. Se qualcuno sbaglia, un conto è il rimprovero è sempre una mortificazione, un conto è la correzione, cioè all'interno di un rapporto di amore o di amicizia o di cordialità mi permetto umilmente di farti notare una cosa per il tuo bene, questo la persona se ne accorge, se tu quando gli dici qualcosa la stai rimproverando, umiliando, mortificando o gli stai dicendo una cosa perché ti vuole bene. Anche su questo permettetemi, il caro Cardinal Petrocchi, maestro più grande di questo pratico, perché lui queste cose le diceva, le faceva, non l'ho mai avuto in vita mia, e speriamo di aver imparato qualcosa. Allora chiediamo a Maria Santissima, concludiamo, di pensarci a queste cose, sono cose molto molto importanti, sono cose molto profonde e da approfondire. La Maria è finita, ma il nostro cuore ha assimilato, e davanti al Signore vi chiedo di pensare a queste cose profondamente, perché qualunque cosa abbiamo fatto possiamo sempre crescere, correggerci e migliorare. Se si vive l'amore di Dio, se l'amore del prossimo, campi bene tu e soprattutto fai campare un po' meglio chi ti sta intorno, il che insomma in questi tempi non è mai cosa da disprezzare o da sottovalutare. Siamo lodati Gesù e Maria. Grazie a tutti.